Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Il protagonista del video di oggi è il nuovo Xiaomi Poco X6 Pro, smartphone che sta facendo discutere moltissimo per il suo grande rapporto tra prezzo e prestazioni e che ho deciso di raccontarvi mettendolo a confronto nei punti chiave con Poco F5 e il fratello minore Poco X6. Ma prima di iniziare vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale, operazioni che a voi non costano nulla ma che a me danno un grandissimo aiuto. Se Poco X6 Pro sta facendo discutere gli appassionati del settore, non è di certo per il suo design, in linea con quanto ci si possa aspettare da un medio di gamma moderno, ovvero cornici ridotte al minimo per la parte anteriore, buon assemblaggio e modulo fotografico abbastanza vistoso, seppure meno rispetto al fratello minore X6. Non manca la certificazione IP54. Mentre parlando di ergonomia, siamo di fronte ad uno smartphone di medie dimensioni, ma con un display molto generoso grazie alle cornici ottimizzate. Il display AMOLED da 1800 nits di picco, al pari di quello del fratello minore X6, è sicuramente uno dei punti di forza di questo smartphone, con la differenza che su questo dispositivo è presente anche la certificazione HDR10 come sul Poco F5, che tuttavia aveva uno schermo meno risoluto e luminoso di questo X6 Pro, che per la multimedialità è davvero un bel gioiellino. Il sensore di impronte ottico presente sotto il display è rapido e affidabile, ma non è fulmineo come quello ultrasonico dei Samsung o quello sempre ottico dei OnePlus, quindi basta non avere troppa fretta nel sollevare il dito dal lettore per sbloccare sempre al primo tentativo. A bordo di Poco X6 Pro troviamo il MediaTek Dimensity 8300 Ultra, sistema on chip con un'architettura del processore più moderna ed efficiente rispetto alla controparte vista sull'8200 Ultra di Xiaomi 13T, rispetto al quale può vantare anche una scheda grafica ancora più performante e che batte anche quella dello Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Poco F5, che d'altro canto, stando alla versione 9 di AnTuTu Benchmark, ha una CPU più potente. Completano la dotazione 8-12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione UFS 4.0, laddove Xiaomi 13T e Poco F5 si fermano alle già ottime UFS 3.1. Mentre non c'è proprio confronto a livello hardware con Poco X6, che si deve accontentare di un ben più modesto Snapdragon 7S Gen 2 e di memoria di archiviazione UFS 2.2. Nell'utilizzo quotidiano Poco X6 Pro si comporta ovviamente alla grande, con tempi di caricamento delle app pari top di gamma, ottima gestione della memoria RAM e animazioni fluide. Mentre trovo che sia da ottimizzare la reattività al tocco almeno nel launcher, visto che rispetto al Poco F5 risulta meno reattivo nel passare da un'app all'altra e nell'eseguire comandi mentre ancora è in corso un'altra animazione. Nulla di grave ovviamente, ma per dovere di cronaca vi segnalo ogni dettaglio. Passando invece al confronto con X6, posso dirvi che le memorie più veloci dell'X6 Pro si fanno apprezzare nei tempi di caricamento delle app che sono quasi nulli, fermo restando che se non siete fissati con l'estrema reattività, anche il Poco X6 liscio offre un'esperienza quotidiana senza particolari compromessi. Essendo X6 Pro uno smartphone pensato anche per giocare, ho testato a dovere questo aspetto con un'ora e mezza di fila di Asphalt 9, lasso di tempo in cui il telefono non è mai andato in difficoltà, facendo girare il gioco sempre alla massima fluidità, con il massimo dettaglio grafico e con temperature della scocca che sono rimaste sempre su livelli moderati. Quindi se cercate uno smartphone eccellente per giocare spendendo il meno possibile, X6 Pro fa sicuramente al caso vostro. Xiaomi Poco X6 Pro utilizza gli stessi sensori fotografici di Poco F5 e Poco X6, con la differenza che può vantare un'apertura del diaframma leggermente più ampia per fotocamera principale e frontale. Vantaggio tecnico non molto rilevante e che influisce sicuramente meno sui risultati rispetto al processore d'immagine e ad una buona ottimizzazione software.
Le foto di Poco X6 Pro si contraddistinguono per una buona qualità generale, al momento superiore rispetto a quella offerta da X6 liscio, che evidentemente necessita di alcune ottimizzazioni. Queste ultime necessarie anche per X6 Pro riguardo la gestione di diversi scenari notturni che vengono troppo snaturati o eccessivamente illuminati. Rispetto a Poco F5 la qualità generale è a mio avviso inferiore, e anche se le foto a confronto sono di diversi periodi, quindi con condizioni di luce non identiche, si vede chiaramente che quelle di X6 Pro presentano dettagli più artefatti e meno naturali della controparte di Poco F5. Minor naturalezza che viene fuori in maniera ancora più palese negli scatti con poca luce, sia con che senza modalità notte. Scenari notturni che, come anticipato, necessitano sicuramente di un aggiornamento per essere gestiti al meglio. Per questo motivo rimando ad una futura riprova il giudizio definitivo delle fotocamere di X6 Pro, che per il momento dimostrano un buon potenziale in rapporto ai sensori su cui fanno affidamento. Buona la qualità dei video per un prodotto di fascia media, seppure sia convinto che ottimizzandolo maggiormente possa fare meglio, eliminando magari un po' di artefatti in fase di camminata e migliorando ulteriormente la resa in termini di dettaglio. Mentre è davvero notevole la gamma dinamica, di gran lunga superiore rispetto all'X6 liscio, che d'altra parte fa meglio sul dettaglio in fase di zoom. Filmati che comunque reputo superiori su X6 Pro, sia per la miglior gamma dinamica che per la minor quantità di rumore, davvero eccessiva su X6 liscio nei video serali. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea più precisa riguardo la qualità fotografica di X6 Pro, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali, dunque iscrivetevi e tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. La batteria da 5000 mAh di X6 Pro, combinata al sistema on chip Dimensity 8300 Ultra, è in grado di garantire un'ottima autonomia, inferiore di un 10-15% rispetto ad X6 ed F5, ma pur sempre ottima. Tant'è che in 28 ore totali mi ha permesso di superare le 6 ore di schermo con quasi un'ora e mezza di gioco e con ancora il 9% di batteria residua. Mentre con un utilizzo più blando mi ha consentito di coprirne scioltezza 2 giornate con una carica con il 19% di batteria residua. Quindi un'ottima autonomia che va sommata alla carica rapida 67W con caricatore e cover forniti in dotazione. Elementi da non dare per scontati visto che iniziano a mancare dalle confezioni di diversi smartphone di fascia media. Poco X6 Pro arriva sul mercato con Android 14, patch di sicurezza di novembre 2023, la promessa di 3 major update e 4 anni di patch, e interfaccia HyperOS 1.0.1 che dal punto di vista grafico non si discosta dalla storica MIUI, con l'unica differenza importante che ho rilevato che riguarda l'impossibilità di scegliere tra il menu dei toggle rapidi vecchio e quello nuovo. Quindi adesso dobbiamo farci andare per forza bene quello in stile iPhone, con toggle e notifiche separati. Ma a parte questo, non mancano tutte le classiche funzioni della MIUI che ho già approfondito di recente in un apposito video. Ottima la ricezione del segnale telefonico, del WiFi e del GPS, buona la qualità audio e il volume in capsula auricolare, e molto buona la qualità audio offerta dagli speaker stereo che offrono un suono bilanciato e abbastanza corposo. Riguardo connettività e sensori, vi segnalo che troviamo Bluetooth 5.4 e WiFi 6 ed emettitore infrarossi come su Poco F5, rispetto al quale perde però l'ingresso jack. Quest'ultimo presente invece su X6 liscio, che purtroppo è l'unico dei tre con il WiFi 5. Poco X6 Pro costa 349 euro di listino, nel taglio da 8/256 GB come nella versione da me provata. 8 GB di RAM che vi assicuro andare assolutamente benissimo. Quindi a meno di offerte o necessità particolari, non serve spendere di più per tagli di memoria più ampi. Tornando al prezzo di listino di 349 euro, quest'ultimo inferiore di ben 80 euro a quello del Poco F5 di 8 mesi fa.
Quindi, in caso di offerte, potremmo trovarci di fronte ad un Best Buy ancora più clamoroso, vista la piattaforma hardware complessivamente più performante e lo schermo più definito e luminoso. Resta solo da sperare che venga sistemata la resa delle foto notturne, che in alcuni scenari al momento sono un mezzo disastro. Mentre per il resto non posso muovere altre critiche ad un dispositivo che va così bene e non presenta altri difetti rilevanti. Rispetto all'XI liscio è sicuramente da preferire nel caso desideriate il Wi-Fi 6, una resa complessivamente migliore di foto e video e un hardware più prestante per giocare o in ottica futura. Mentre in caso contrario potreste tranquillamente risparmiare acquistando X6, specie se la differenza di prezzo dovesse raggiungere i 100 euro. Diversamente, se siete in dubbio nella scelta tra X6 Pro ed F5, vi suggerisco di preferire il primo per il miglior display e la scheda grafica superiore, mentre vi consiglio il Poco F5 se non volete rinunciare all'ingresso jack e desiderate un prodotto più ottimizzato dal punto di vista fotografico. Vantaggio che ovviamente potrebbe svanire nel caso X6 Pro venga ottimizzato a dovere anche in questo ambito, anche se non ci metterei la mano sul fuoco. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, spero che abbiate apprezzato la mia recensione di Poco X6 Pro e vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare il protagonista del video odierno e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto marchio Xiaomi, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.